Ciao a tutti, oggi vi presento WeSlide della Sweet Block. Allora, andiamo ad aprire la confezione e troviamo due comodissimi cassetti che si possono tirare fuori. E uno contiene il gioco, qua c'è una pellicola che io sono già andata a rimuovere, e qua ci sono tutti i pezzi del gioco che, come vedete, sono magnetici, infatti li potete prendere, infilare e andranno al loro posto e non si sganceranno nemmeno se rigirate il gioco. Nell'altra scatola invece troverete il cavetto per la ricarica, infatti ha la ricarica tramite USB-C, comodamente con USB-USB-C come i cellulari. Poi troverete le istruzioni, la guida per giocare, ma vi garantisco che su molte cose è molto intuitivo, e il sacchettino per ritirarlo, molto carino, con all'interno un pezzo che vi può servire per ulteriori livelli. Ci sono un sacco di modalità per giocare, fra cui anche col cellulare. Per accenderlo premete sul tastino verde, vi suggerisce in prima di tutto Kloski, che direttamente era questo gioco qua, che è il gioco base, con i vari livelli, e come vedete hanno le stelline, perché in base alla velocità che impiegherete per risolvere il livello avrete le stelline. Selezionate il livello che volete prefare, vedrete che ci saranno da posizionare i pezzi esattamente come suggerito, quindi per cui andiamo a togliere per esempio questo. Se mettete un pezzo nel posto sbagliato, vi va a segnalare che c'è un qualcosa che non va, quindi andiamo a posizionare tutto nei posti giusti. Quando sarete pronti, vi dice premete il tasto verde per dare la conferma. Premerete il tasto verde. A questo punto, da quando inizieremo a far slidare i pezzi, cioè quando inizieremo a far scorrere i pezzi, partirà il tempo, che si fermerà solo quando questo pezzo qua grande si troverà qua in centro, in questa posizione qua, che vorrà dire che abbiamo superato e vinto il livello. Facciamo una prova. Pronti, partenza, via. Ecco qua, e in questo momento qua musichetta felice e abbiamo risolto. In questo caso qua mi darà il tempo utilizzato, il numero di mosse e le stelline, in questo caso 3 stelline perché ci abbiamo impiegato un tempo che equivale a 3 stelline. Si potrà decidere di procedere al livello successivo, di riprovare, di tornare all'home page. Ci sono anche altre opzioni, cioè il number puzzle. Il number puzzle da 8 da 15 è il giochino dei 15 o degli 8, per esempio. Vi faccio vedere un esempio, andiamo sul primo livello. In questo caso dovrete mettere i pezzi qua, quelli neri, che non vi serviranno, ma serviranno solo per delimitare. Quando sarete pronti, vedrete che qua avete i numerini 1, 5, 2, eccetera, dovranno tornare in ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, a questo punto, come prima diamo il via, andranno maneggiati solo questi pezzi qua e il tempo partirà quando lo faremo partire noi, nel senso facciamo così, 1, 2. E l'abbiamo risolto. Anche qui in questo caso qua mi dice quante mosse ho impiegato, 28, mi dice il tempo e mi attribuisce delle stelline. Ci sono un sacco di livelli e in più con l'app sul cellulare potrete decidere di sfidare i vostri amici, di fare altre cose tipo allenamenti, eccetera. In questo caso, per esempio, qua da device non connesso, connettiamo, ci suggerisce il nostro, lo collega. E possiamo utilizzare o la modalità classica, la modalità allenamento, o la modalità a livelli, o l'uno contro uno. E in questo caso a me piace un sacco la modalità a livelli perché, come vedete, vi permette prima di tutto di sincronizzare se andate avanti quando non state giocando. Quindi io gli dico sincronizzalo, che voglio che tenga gli stessi livelli. E in più mi ripropone tutti i vari livelli che ci sono in cui ci possiamo sfidare. Sempre apparirà la mappa qua di quello che dovremo montare, apparirà anche sul gioco, quindi potrete montare tranquillamente tutto da tutte e due le parti. Qua si potrà decidere di premere ok dopo che è pronto e di risolverlo. Anche qua però avete il target per cui vi verranno attribuite le stelline, ma l'utilizzo è veramente intuitivo, sia che usiate
o non usiate il cellulare per giocare. Io tendenzialmente non lo uso più di tanto, anche se più avanti vorrei provare la modalità uno contro uno, ma non ho ancora tutta questa velocità per provarla.